Maria, nostro Signore. San Gennaro, riaputente, prea Dio per tanta gente. San Gennaro, mio protettore, prea Dio, nostro Signore. Si mette la fine un po' indietro questo qua. Riga, capiani. Stai fanno occhio però. Facciamola tutti una foto. Questo evento straordinario molto spesso non si è verificato in questo periodo. Questo ricorda la protezione di Gennaro contro il Vesuvio, va bene, un anniversario, mentre per le altre due date, primo sabato di maggio e poi naturalmente il giorno 19 settembre, c'è una tradizione positiva. Qui qualche volta sì, qualche volta no. Ma la dobbiamo interpretare alla luce della nostra fede.
che non cambia niente, perché vogliamo essere tranquilli, insomma. Assolutamente, assolutamente tranquilli, eh. Grazie. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, il miracolo non si è compiuto, questo cosa vuol dire? Il miracolo non si è compiuto, ma c'è un miracolo che si compie ogni giorno ed è l'Eucaristia. È lì che troviamo il miracolo. San Gennaro, la Chiesa parla di prodigio, uno. Poi per quanto riguarda che succede? Non succede niente. Non è la prima volta che a dicembre il miracolo non è avvenuto, no? Però io credo che anche questo debba, come dire, riflettere un po', aiutarci a riflettere, perché lo dicevo durante l'omelia, San Gennaro stasera è come se avesse detto a noi ciò che la Madonna ha detto alle nozze di Cana: fate quello che vi dirà. Oggi la parola di Dio ci ha detto che il primato spetta a Dio, e allora è il primato, lo dobbiamo dare a Dio. Viviamo in un momento dove il primato a Dio non ci sta, non ci sta. E allora è a Dio che dobbiamo ritornare. San Gennaro ci dice: ritornate a Dio. E questo è il messaggio di San Gennaro. Del resto, scusatemi, perché si è fatto uccidere? Si è fatto uccidere per il primato di Dio. Dio aveva il primo posto nella sua vita. Ed è questo quello che va cercato, il primato, il primo posto. Per questo miracolo, per questo simbolo, per l'intera città di Napoli e non solo, c'era molta attesa, specialmente quest'anno. Sì, anche l'ho detto, anche questo ho detto durante l'omelia, c'era molta attesa. Il mondo della televisione, il mondo della stampa, e tanta gente, tanto popolo di Dio che si è riversato qui in quest'oggi in cattedrale. L'attesa c'era, perché viviamo un momento particolare, non ci scordiamo, è quello che stiamo vivendo. E anche durante la messa abbiamo affidato al Signore, nella supplica a San Gennaro, al Signore i tanti malati, gli infermieri, i medici, gli operatori sociosanitari, tutti coloro che sul campo danno la vita, come l'ha dato San Gennaro, no? Sicuramente l'attesa era forte, ma lo è sempre, l'attesa è sempre forte, e questo non deve scoraggiarci, anzi, deve aiutarci a fare meglio e a fare di più, perché il cristiano fa di più sempre. Se Dio è con me, chi può essere contro di me? Anche questo ho detto durante l'omelia. Consigliere, questo Natale sarà un Natale di preghiera, di raccoglimento, speranza, ma anche sofferenza. Sì, allora il Natale sarà anche sofferenza, è sicuramente un Natale di preghiera, ma è soprattutto il Natale nascita. E quando c'è una nascita, intanto si gioisce, per cui io invito alla gioia, ma la gioia che nasce dal cuore, la gioia che nasce dalla consapevolezza che un dono abbiamo ricevuto, che è Gesù, no? E quindi un Natale di gioia, che esprime il rapporto che viviamo col Signore, e poi un Natale di gioia che esprime solidarietà, vicinanza, un Natale di gioia che esprime accoglienza, un Natale di gioia che esprime, come dire, orizzonti nuovi, un Natale che ci dice: guardate avanti, non vi arrendete, non vi fermate, forza! Una sua preghiera, un suo augurio per chi ci segue da casa, sia per il Natale ma soprattutto per questo 2021, che di grande speranza, si spera proprio di rinascere grazie alla fede ed anche alla scienza. E l'augurio è semplice, no? Il nostro cardinale ama dire: Amaronna l'accompagna. Parlando con lui, dico: Eminenza, sta preghiera era sulla bocca delle nostre mamme anticamente, no? Che si possa riscoprire il valore, come dire, della fede, della speranza, della carità, perché sono queste le cose che cambieranno il mondo. La pandemia prima o poi sarà sconfitta, ma l'amore deve continuare ad essere tale, perché il mondo cambi. Che questo Natale e il nuovo anno sia per tutti un'occasione di rinnovamento spirituale e non solo, un rinnovamento che tocchi la persona, che tocchi la società, che tocchi l'economia. Penso ai tanti che hanno perso il lavoro, no? E quindi che sia veramente per tutti un inizio di un nuovo mondo. Ci viene in aiuto, vedete, manco a farla apposta, la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Però per accogliere il messaggio che viene dalla parola, dobbiamo per un attimo guardare la parola,
perché in un momento di difficoltà la Madonna non si è fatta la parte. C'è stata una occasione di festa, ed è la festa, le nozze di Cana. Lì viene fuori una difficoltà enorme, perché manca il vino verso la fine, tra le altre cose. E la Madonna non si scoraggia. La Madonna dice una cosa e sempre: fate quello che vi dirà. Io stasera immagino che a parlarvi sia San Gennaro, non per mezzo di me. Servendosi di questa bella immagine per dire a me e a voi: se Dio è con lui, chi sarà con lui? L'angoscia, la fame, la persecuzione, il pericolo, la spada e San Paolo, la pandemia. Se Dio è qui, chi sarà? E allora San Gennaro fa sua la parola di Maria e dice a me e a voi quello che Maria ha detto ai servi. A me e a voi. San Gennaro dice: ascoltate Gesù, ascoltate la sua parola, perché io la vita l'ho data per Gesù. Nel suo nome sono andato incontro alla morte. E allora anche per me e per voi, ascoltare Gennaro significa ascoltare Gesù. E due pensieri. Stasera la parola di Dio ci arrivò. Il primo pensiero riguarda il primato di Dio. Il primato di Dio. Questo Dio ogni tanto ce lo scordiamo, lo spostiamo. Questo Dio che ha fatto per amore ogni cosa viene messo ai margini. E stasera San Gennaro ci dice: ascoltate, e la parola che cosa ci ha detto? Io sono il Signore e non ce n'è altro. Ecco il primato di Dio. Io sono il Signore e non ce n'è altro. Carissimi, noi siamo battezzati, siamo credenti, e con il battesimo noi abbiamo detto al Signore, a Gesù Cristo, che il nostro cuore è per Lui, che nella nostra vita il primato deve essere suo e non di altri. Davanti a Dio, che si fa uomo per noi, non c'è pandemia che tenga. Il primato di Dio. E allora se c'è un miracolo, vedete, che dobbiamo fare noi però, no? È questo. Questo cuore che ogni tanto si indurisce, no? E si allontana dalla grazia di Dio, si deve sciogliere. Tu, San Gennaro, che hai dato la vita per Gesù, perché l'avesse in abbondanza tutti i credenti in Lui, aiutaci a saper mettere a disposizione di Dio, di Gesù Cristo, il nostro cuore, perché si dilata e nel dilatarsi raggiunge il cuore di tanti fratelli e di tante sorelle. Che il Signore, intercedente San Gennaro e la Vergine Santa, ce lo conceda. Amen.